La mostra La Terra degli Aroni, dipinta da Sergio Bonfantini, innanzitutto un bellissimo dialogo, un dialogo tra uno scrittore morto 20 anni fa, però con cui continua un dialogo attraverso le parole dei suoi libri. E poi è un dialogo con il maggiore pittore novarese del Novecento, Sergio Bonfantini, perché le sue opere riescono a colloquiare con gli scritti che in mostra sono rappresentati da citazioni di opere di Dante Graziosi, dalla Topolino Amaranto, La Terra degli Eroni, Il Nando dell'Andromeda e tante altre. La particolarità di questa mostra, per cui la mostra merita di essere visitata, è quella di offrire delle suggestioni non su ambienti di un tempo e basta, ma su una realtà che è ancora la nostra realtà. La Terra degli Aroni è ancora la nostra pianura, la nostra bassa, tutti quei luoghi che ancora conosciamo, che ancora attraversiamo. Per cui può essere un'occasione, uno stimolo per riscoprire la nostra bassa, anche per esempio con un giro in bicicletta come quello che proponiamo all'interno delle iniziative del ventennale di Grazioli di quest'anno, ma anche l'occasione per riprendere in mano i libri anche a scuola, perché no, perché sono di piacevole lettura di Dante Graziosi. Per esempio, in occasione di queste celebrazioni esce una raccolta dei migliori libri di Dante Graziosi intitolato Le storie della risaia. È forse un'occasione, la più bella occasione quest'anno, per riscoprire un grande scrittore, forse anche una grande terra. La provincia di Novara ha voluto fortemente finanziare e sostenere il premio letterario Dante Graziosi e nella fattispecie anche gli eventi collaterali che accompagnano questo premio letterario per il ventennale della morte di Dante Graziosi, quindi un'edizione speciale e particolare. Lo fa perché il premio letterario è, a nostro avviso, il premio letterario che meglio caratterizza il nostro territorio anche a livello nazionale, perché è incentrato sul tema della letteratura di pianura. Noi sappiamo tutti come il basso novarese abbia un sistema paesistico padano. Il sistema paesistico padano si caratterizza per la presenza forte e massiccia della monocultura risicola, che ha fortemente influenzato le abitudini, gli insediamenti, la produttività di questo territorio, ma anche la cultura delle genti che vi abitano. Questo è quindi un premio letterario e questa splendida mostra di Sergio Bonfantini celebrano e omaggiano proprio tutto ciò, la nostra identità culturale che deriva dall'abitare in queste zone. L'invito è quello di partecipare numerosi alla mostra che si tiene presso il Salone d'Onore della Prefettura e di partecipare anche agli altri eventi che accompagneranno il premio letterario Dante Graziosi, che troverà, diciamo, la sua conclusione nella giornata finale sabato prossimo alle 17:30 a Novarello, l'ex mulino di Granozzo, casa di Dante Graziosi.